God bless the company. God bless them. Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un video speciale perché Nine Game Studios mi ha regalato la key di Holdfast, che è un gioco che apprezzo tantissimo. Ammiro molto questo gioco, ho seguito per molto tempo e sono molto contento che non solo sia uscito questo DLC riguardo la prima guerra mondiale, quindi una nuova esperienza di Holdfast in un'epoca molto particolare, ma avrò anche l'occasione di provare finalmente questo gioco, perché sarà la prima volta che lo proverò, e quindi proverò anche il DLC della prima guerra mondiale, soprattutto il DLC della prima guerra mondiale, che mi ha intrigato parecchio. E ringrazio di nuovo la Envy Game Studios e niente, un video è d'obbligo e quindi noi ci vediamo sul gioco. Grazie ancora e niente, sono molto molto contento, molto felice. Ciao a tutti amici, benvenuti su Holdfast. Ringrazio ancora Nine Game Studios per avermi regalato questa key. E niente, adesso si prova direttamente questo DLC Frontlines World War One, ovviamente nel server europeo, perché muoio. Questo sembra perfetto, c'è giusto un posto per me. Entriamo. Cercherò di fare il meno tagli possibile per vedere proprio in gioco nella sua completezza e niente, sono veramente contento, sono veramente curioso, sono felice, veramente felice, perché non mi aspettavo un regalo del genere e è veramente bello. Io ho guardato tantissimi video riguardo a questo gioco e poterci giocare mi rende veramente felice, cioè non ho altri aggettivi, sono veramente felice. E non so come sarà questo gioco, nel senso non so proprio come muovermi, perché proprio sono proprio i miei primi passi, quindi questo sarà un Let's Explore di Holdfast Frontlines, questo bel DLC, che intanto mi sembra che sia gratuito, quindi non perdete tempo, scaricatelo se avete il gioco. E ben anche questa schermata di caricamento che va da bianco e nero a colori, apprezzo molto questa cosa, è molto carina, può sembrare banale ma secondo me non lo è. Dimora offensivo, quindi sicuramente bisognerà fare un massiccio attacco, anche perché adesso ci sono battaglie con 150 giocatori, quindi un bel po'. Allora, montare per forza con niente, perché penso che la partita sia finita, penso proprio di sì. Allora, la partita è stata caricata, carino il fuoco, carina la grafica in generale, terra desolata. Okay. Andiamo con gli imperi centrali. Vediamo un po' l'audio, perché altrimenti ci sfondiamo la verità. Ok. Ma si può fare prima persona? No, penso di no. Ok, bene. Non so quanti FPS faccio. Non riesco a vedere. Vabbè, non fa niente. Però da quanto sto vedendo abbastanza stabile. Ah, ok, il salto bambino, ok. Ci sta. Ah, per me, ok. Ok, bello, bello. Ma così si cammina, ok. Ma si può... Ok, così mi sono abbassato, perfetto. Ben, si cammina abbastanza, giusto? Oddio, artiglieria. Attenzione. Ah, ma c'è quindi la prima persona, prendo C. Okay. Vorrei sparare un colpo appena possibile, per vedere un po'
com'è sparare. Sono passato un po' troppo Mario. Ma vediamo. Questo è meglio prima persona. Bassi uccisioni. Ho ucciso. Madonna. Bellissima uccisione. Questo l'ha visto. L'ha visto, mi ha visto. Non lo vedo più però. No. No, 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 no. Il canaccio, uccisione, oddio mio, sto per fare una pazzia, ho scambiato, non è che non ho ucciso, nemico colpito, ok, interessante, nemico colpito. Venga, amiga. Oddio mio. No. No. Ok, respawno tranquillamente. Ma c'è una pistola? No, c'ho una granata. Pugni. Proprio a cazzo pure. Ok, mi sta piacendo, però... Fing come armi, un po' strano, a volte bene, a volte male. Oh mio Dio, anzi le mani, vabbè, ci sta. Ciao. Ah, quindi posso anche utilizzare il pianoforte? Bellissimo. Vabbè, ma è meraviglioso. Bellissima sta cosa. Giustamente puoi anche spostare la TG via. Ottimo. Una buona cosa questa. Guarda come muoio di nuovo. Sicuro. Quasi. Quasi, ma quasi morto. Posso usare la bicicletta? Non è cosa del genere. Aia. Vabbè, ho capito, ma... Vabbè. Hold back! The enemy has taken our position! Poi è riuscito ad uccidere almeno un soldato, cioè sì, ho ucciso un ufficiale, sono contento. Come poter ammazzare. Ah. Ho fatto fatto. Oddio. F per te. Sì, riesco a vedere. No. Ho ucciso. Mm.
granata. Scusa. Ucciso. No, vabbè, come hai fatto a morire? Domenica, vabbè. Ah, con X sto d'accordo. Aia. Oh mio Dio. Ok. Nate, everybody who can hear me, get the nades out, run out. Let's go. They're gonna kill all of us. No, questo è un macello, poi ci fanno una manetta. E infatti mi ha fatto spawnare. Allied Powers are victorious. Ah, che peccato. Vabbè. Va bene. Devo dire che l'ultima parte mi è piaciuta. Sono 37esimo su 71. Ok. Ci sta. Ci sta. Allora. Disconnetti. Ok, vediamo dove mi porta. Mi dovresti portare un menu principale. In teoria. Allora, prime impressioni. Buone. Mi è piaciuto. Il feeling con l'arma lo acquisti dopo un po'. Lo shooting è un po' strano. Non è proprio appagante. Però quando fai una kill ti senti contento. E che più? Che più? Molto carina la grafica. Mi è piaciuta parecchio. I suoni sono un po' strani. Sarebbe bello sentire qualche musica in più sotto, in sottofondo, mentre si combatte. Però se non ci vai al massimo ti sfondi le orecchie praticamente, e quindi il mio consiglio è di mettere meno su 35, 40 massimo. Su di DLC nella prima guerra mondiale è molto bello, ti dà un po' più di libertà rispetto a una guerra napoleonica, che tu devi eseguire determinati ordini, effettivamente devi stare in linea, devi fare determinate cose, insomma. La prima guerra mondiale ti porta adesso un po' più libero, quindi ti porta anche a fare un po' più di caos, come quello che è successo ad esempio in questa ultima partita che ho fatto. Forse ci saranno un po' più di tagli del solito, qualcosa la devo comunque vedere in video. E ripeto, io sono veramente felice di poter giocare a questo gioco. Non so se porto quanti video,
Uno sicuro, ho detto. Qualcun altro magari sì. Più nel chilling però, un po' più divertente sicuro. E niente, questo video ragazzi finisce qua. Questo video impressione, questo primo Let's Explore, molto bello, gagliardo, mi è piaciuto. E niente, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, commentate, soprattutto se volete vedere un altro episodio di Holdfast, magari sempre di questo tipo qua, o magari diverso, anche perché sembra un bel gioco, molto carino, molto intuitivo. Bisogna solo abituarsi un po' alle meccaniche e alla stabilità dell'arma mentre spari. E niente ragazzi, noi ci vediamo su un prossimo video. Ciao ragazzi e grazie ancora a Envy Game Studios per avermi donato una key di questo fantastico gioco.